fare un atto di fede nel momento della collera, di quando l'altro mi dà fastidio, mi fa soffrire. È il primo passo della terapia a caldo, cioè di quando il fatto è appena accaduto, è accaduto da poco e io dentro di me ho una rabbia, una collera, uno sconvolgimento interiore, una sofferenza interiore. E fare un atto di fede vuol dire rientrare, come abbiamo detto ieri, nella logica di Dio, fidandoci di Dio e guardare l'altro con gli occhi di Dio. Ma rientrare e fare un atto di fede vuol dire anche, per esempio, pregare. E vedete che bella preghiera Padre Descovomont ci suggerisce proprio in questi momenti difficili. Io credo, Signore, che niente può separarmi dal tuo amore, neanche la terribile delusione che sto assaporando. Pensate a un amore che finisce, a un figlio che delude il genitore, la mamma, il padre, ma anche pensiamo a quando i genitori deludono i propri figli. Io credo, Signore, che niente può separarmi dal tuo amore, neanche la terribile delusione che sto assaporando. Ne sono profondamente rattristato, ma aiutami a gustare ancora di più la smisurata tenerezza con cui tu mi circondi e che vuoi sempre concedermi. È una preghiera vera, profonda, che ci invita a sentire nel momento del dolore, nel momento della delusione, la tenerezza di Dio. Quando uno soffre, le parole non servono. Molte volte basta una carezza, una presenza, un'occhiata, un sorriso per ridare calore a quella persona, per ridare forza. Bene, la stessa cosa è quando noi ci sentiamo traditi, delusi e feriti da chi amiamo. Facciamo questa preghiera, con queste o con altre parole. In quel momento basta far uscire dal proprio cuore ciò che sentiamo, parlando a un Dio che mi ama e che non mi delude mai. Ma la preghiera, attenzione, non mi toglie la sofferenza. La preghiera non è un oppio che mi addormenta e non mi fa sentire la sofferenza. La preghiera è piuttosto, in questo caso, è uno sfogo con Dio. E Dio mi dà la forza. Guardate, quante volte io, ma anche tanti di voi, nei momenti di delusione, nei momenti di sofferenza, il solo parlare con quella persona e il fatto che una persona mi ha ascoltato mi ha dato forza, mi ha dato calore. Certamente non ha risolto il problema, certamente quella sofferenza resta, però mi fa andare avanti. Ecco che è importante la preghiera, che, ripeto, non è un oppio, ma è forza, è coraggio, è luce, è calore ed è tenerezza di Dio. E oggi voglio lasciare proprio con questa immagine. La preghiera è la carezza di Dio sulle mie sofferenze, sulle mie fragilità. La preghiera è la carezza, la tenerezza di Dio che mi accarezza e mi asciuga le lacrime sul viso e del cuore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!